Rendere omaggio a Carlo Levi guardando il mondo con gli occhi di Carlo Levi, con la sua curiosità, con la sua arguta sensibilità, con lo stesso slancio verso paesaggi e persone. E questo è il cuore della mostra, cura dell'architetto e fotografo Lodovico Alessandri, una mostra dal titolo Tracce di Universo sulle orme di Levi, inaugurata ad Aliano e visitabile fino al prossimo 31 ottobre. Una nuova mostra fotografica che abbraccia un lustro di cambiamenti che si sono evoluti in questa comunità, quindi tutte le ristrutturazioni del centro storico, ma anche volti, paesaggi e ambiente soprattutto. Uno scrittore per poter scrivere deve saper osservare. Un pittore per poter dipingere deve saper osservare. Un poeta, per poter scrivere poesie, deve osservare. Un fotografo, se non osserva, vede, guarda, ma non osserva. Quindi la fotografia, secondo me, si identifica molto bene con lo spirito di Carlo Levi, in quanto Carlo Levi è stato un attento osservatore nel 1935, quando ha vissuto in questo paese, esiliato, e da questa sua attentissima osservazione è uscito fuori il suo capolavoro. Se lei legge di nuovo e si sofferma su alcuni passaggi del Cristo si è fermato a Eboli, trova questa intensa osservazione delle figure, delle persone, dei colori, dei panorami, dei paesaggi, degli odori. Il fotografo queste cose le deve concentrare in uno scatto di un cinquecentesimo di secondo. Può essere fortunato o può essere sfortunato. Se è fortunato, in quello scatto ha cristallizzato un universo. Ecco perché l'abbiamo legata allo spirito di osservazione di Carlo Levi. C'è qualche fotografia che racconta magari un aneddoto particolare di ciò che è avvenuto quell'istante prima di decidere che quello doveva essere uno scatto reso immortale, un'immagine resa immortale dalla fotografia? Questa domanda è bellissima, però diciamo entra nel merito di un ginepraio quasi indecifrabile. È difficile poter dire cosa ci fosse stato un attimo prima. Posso dire nel tema del territorio di Aliano, non tanto un attimo prima, ma qualche tempo prima di alcuni scatti, qui c'era un disastro, il terremoto si era mangiato tutto. Allora che cosa abbiamo fatto nella prima sala che lei visiterà? Abbiamo messo Aliano com'era quando l'ha vista Carlo Levi e quindi quando che è rimasta praticamente intatta fino a 25-30 anni fa. E poi ciò che è stato fatto successivamente. Quindi ci sono delle immagini a confronto tra lo stato ante operam e lo stato post operam. Non è esattamente la risposta alla domanda che mi ha fatto lei. È difficile però per un fotografo sapere cosa ci fosse prima di quello scatto. Molto difficile. Può esserci tutto o niente. In queste immagini, che sono 158 immagini ci sono esposte, tutte hanno un attimo prima e tutte hanno un attimo dopo. Per esempio ce n'è una che le consiglio poi di osservare, ed è una goccia di acqua dentro una foresta tropicale che cade dalla punta di una pianta tropicale. Pioveva, quindi in quel momento la fortuna ha voluto che lo scatto fermasse quella goccia proprio sotto, 2 centimetri sotto la punta della pianta. Un attimo prima non c'era e un attimo dopo la goccia era caduta. La fotografia è immortale. La fotografia per il suo gesto, per il suo tempo, per il suo carattere, ha, diciamo, la configurazione dell'immortalità, perché rimane consegnata ai posteri per sempre quello scatto, quel millesimo di secondo.
Papa, secondo lei, secondo la sua esperienza, se non ci fosse stato Carlo Levi, il futuro di Aliano quale sarebbe stato? E il presente di Aliano? Molto, 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 molto diverso. Carlo Levi è stato un attrattore fenomenale, mondiale. L'amministrazione di Aliano in breve tempo è riuscita a portare le visite turistiche da 1000 a 30.000, grazie innanzitutto alla loro capacità organizzativa, ma direi fondamentalmente grazie alla figura di Carlo Levi, che anche lì è immortale. Aliano, ma anche Grassano in Basilicata, nel nome di Carlo Levi in passato ci sono state importanti collaborazioni e gemellaggi culturali, chiamiamoli così, con questo comune. Ci saranno anche in futuro? Qual è l'intento dell'amministrazione? Sicuramente sì, c'è stato sempre un rapporto di collaborazione tra Grassano e Aliano. Personalmente negli anni passati mi sono sempre rapportato e ho avuto un'ottima collaborazione con il comune di Aliano. Noi continueremo oggi è l'esempio della mia presenza qui ad Aliano, continueremo con il Parco Letterario Carlo Levi, noi eravamo anche soci del Parco Letterario Carlo Levi, e riprenderò questa azione, questo tipo di attività e abbiamo anche noi un'attività molto importante che è quella dell'associazione Crassanum che si dedica da anni alla questione molto importante di Carlo Levi. Ad Aliano Carlo Levi è praticamente in ogni pietra, si avverte questa presenza. A Grassano qual è la situazione? C'è questa consapevolezza? Sì, anche a Grassano abbiamo fatto molto, è stato fatto molto in questi anni, però necessita fare ancora tanto, proprio per rimettere in moto e rimettere diciamo in vita tutte questa opera e questa attività di Carlo Levi. Io solo un esempio, sul Belvedere di Grassano ho intenzione di porre il quadro che è stato fatto alle grotte per far sì che ogni pittore che vuole raggiungere Grassano possa avere l'emozione che ha avuto Carlo Levi nel dipingere il quadro delle grotte. Per questo saremo in questi mesi, in questi anni, pronti ad attivarci sulla questione Carlo Levi.